Ciao a tutti! Oggi stavo pensando di preparare delle verdure di stagione, quindi carote e zucchine, in vasocottura. Conoscete già tutti i benefici e la praticità di questa metodologia di cottura perché l'abbiamo già trattato in altri video. Questa volta preparerò un contorno che poi io andrò ad utilizzare nella prossima ricetta, che sarà il salmone allo zenzero, sempre realizzato in vasocottura. Voi potete appunto utilizzarlo come contorno per qualunque altro tipo di pietanza o anche però portarlo in ufficio magari con un pezzetto di formaggio e diventare quindi un pranzo veloce, sano e pronto. Ok, quindi procediamo con la lavorazione. La prima cosa che dobbiamo fare è tagliare le nostre verdure in maniera che possano stare in verticale all'interno del vasetto. Per le carote baby sarà sufficiente dividerle a metà. Le zucchine, una volta spuntate, è probabile dobbiate tagliarle in tre parti e poi ulteriormente in quattro parti in verticale, come faccio io. Prendiamo il nostro vasetto, mettiamo un goccino di olio, rigiriamolo bene in modo che l'olio si diffonda su tutto il fondo e cominciamo a posizionare le nostre verdure in verticale. L'ho inclinato per fare meno fatica a fare questa operazione. Dovremmo andare ad alternare un po' di zucchine e un po' di carote in modo da avere anche un bel effetto cromatico alla vista. Andiamo a finire il riempimento fino ad intasare tutti gli spazi. Ecco qua. Quindi, pieno il vasetto, una bella spolverata di pepe, potete aggiungere anche un po' di sale, io non l'ho messo, il nostro coperchio con le guarnizioni, due ganci ed andiamo direttamente nel microonde. Possiamo fare 6 minuti a 750 watt. Ecco, le nostre verdure sono cotte e sono pronte per fare da contorno a qualsiasi altro piatto oppure per essere portate in ufficio. Se vi è piaciuto questo video, like di supporto ed iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video!